dico, è possibile mai, come in questo caso che si richiede l'archiviazione, scusate se mi permetto, ma abbiamo fiori di prove, video, indagini, foto, cani, le nostre foto, i nostri video, eccetera, eccetera, nonché l'eccezionale, anche io confermo, il lavoro del Ministero che ha fatto una relazione documentata con foto, passo passo della loro visita ispettiva, indicando le patologie, indicando lo stato di condizioni igienico-sanitarie che hanno riscontrato. Bene, la procura, scusate, ma mi dice nella seconda richiesta di archiviazione che dalle perdonatemi un attimo. Allora, pur rilevato che agli esiti della suddetta ispezione ministeriale, pur evidenziando carenze organizzative delle strutture, carenze organizzative, io ho letto e riletto le relazioni del Ministero, mi pare che di tutto si parli tranne che di carenze organizzative, si parla di carenze gestionali, si parla di gravi carenze igienico-sanitarie, si parla di mancato malessere, benessere degli animali, si parla di condizioni di abbandono. I pubblici ministeri mi parlano di mancata organizzazione, mi creda, se ci fosse stata una semplice mancata organizzazione, io sarei stata altrove oggi, e penso tutti quanti, per cui noi siamo rammaricati proprio da questo, da non capire perché siamo ancora qui a discutere giudizio sì, giudizio no, dalle prove che si hanno. A nostro avviso ci vorrebbe un'imputazione coatta immediata, loro hanno tutte le prove. Questo è il nostro punto di vista, il lavoro è stato fatto benissimo. Forse vogliono rispondere. Dottoressa Matassa, non lo so, noi pensiamo di aver risposto ai motivi della nostra riunione. Dottor Santucci, penso che siamo state esaustive, non so cosa vuole dirci lei in proposito. No, io, se ho capito bene, credo che la dottoressa Matassa dall'alto della sua esperienza potrebbe ripetere la stessa cosa in altre realtà italiane. No, non se, no, scusi, non abbiamo sentito bene, può ripetere. Sentito voi? Che svolge questo lavoro a livello nazionale, sa perfettamente che queste situazioni sono sovrapponibili a tante altre. La prima cosa che lei ha detto nella panoramica generale è che la Sicilia, diciamo, è un po' la Cenerentola come qualche altra regione, quindi sicuramente c'è da lavorare, però ripeto, il lavoro che la task force continuerà a fare lo farà, fermo restando che ognuno deve fare il suo pezzettino. Quindi, come dicevo, questi sono argomenti in cui forse l'intuizione a livello ministeriale è stata da applaudire sicuramente, e si continuerà ad andare avanti, però noi non abbiamo dei poteri su argomenti che, ripeto, sono di competenza quasi esclusiva della regione e degli enti locali. E quindi il lavoro che farà la dottoressa Matassa come, diciamo, rappresentante del Ministero continuerà a farlo, e ci mancherebbe altro. Però secondo me, per essere un po' più incisivi, bisogna tradurre tutto questo sforzo, anche questo sforzo, in un impegno politico che deve essere fatto proprio da chi governa la Regione Sicilia. Quindi il motivo, credo che di confronto, è questo qui, tant'è che la dottoressa Matassa credo che abbia in mente di fare un programma proprio specifico per la Sicilia che verrà portato avanti. Però per quest'anno di fare i catalizzatori di un problema che chiaramente deve essere risolto alla radice. Ci sono tante altre situazioni che magari non mancheranno di essere presi in esame, però ecco, oltre questo noi non possiamo andare avanti. Volevo sì aggiungere, anche visto che sono stata richiamata in causa come per la Sicilia, intanto io volevo dire una cosa: il benessere degli animali, la tutela degli animali non può essere diverso nelle diverse regioni, cioè noi diciamo che questo è un dato di fatto, no?
se il cane è tenuto in una buona condizione di vita, lo è in Sicilia così come lo è a Milano, non possiamo avere due livelli, chiamiamoli per analogia con la situazione umana, due livelli essenziali di assistenza diversi, no? Solo perché uno ha avuto la fortuna di nascere al nord e l'altro la sfortuna di nascere al sud. Quindi dobbiamo cercare di elevare il livello e uniformare a livelli più alti la situazione italiana. Quindi siamo tutti d'accordo, no? Che la situazione nazionale dovrebbe essere portata ai livelli più alti e tendere comunque a quei livelli lì. È vero che il Ministero non ha competenze dirette, è vero che anche però il Ministero ha una funzione di coordinamento e di controllo su quelle che sono l'applicazione delle leggi a livello territoriale, quindi laddove ci sono delle inadempienze, a mio avviso noi abbiamo il dovere di intervenire e di far sì che venga riportato tutto alla legalità. Detto questo, se io avrò la possibilità, ben volentieri continuerò a lavorare sulla situazione della Sicilia, che ripeto, non è solo la Sicilia, ma ce ne sono tante altre di situazioni che andrebbero cambiate e portate appunto alla situazione, verso la situazione ottimale e verso, ripeto, la legalità. Non è una questione solo di amore per gli animali, lo ripeto, l'ho già detto e tengo a ripeterlo più volte, non è soltanto questione di animali, di amore per gli animali, è una questione di legalità e una questione di civiltà, quindi noi dobbiamo tendere al miglioramento della nostra società per il bene degli animali, ma per il bene della nostra società stessa, per il bene dei cittadini. Ed è quello che noi abbiamo cercato di fare in questi anni, dal 2010, da quando è stata creata la Task Force, il nostro obiettivo è stato questo. Noi abbiamo collaborato con le associazioni, ma vi assicuro che io personalmente ho preso le distanze, ho comunque richiamato anche molte associazioni quando loro stesse si discostavano da quella che è il rispetto delle leggi. Il fatto di essere animalisti non vuol dire andare al di fuori delle leggi e fare quello che ci pare solo perché noi siamo buoni e teniamo gli animali. No, tutti dobbiamo rientrare in quello che è un alveo di correttezza e di rispetto delle regole. Tutti. A partire dalle associazioni animaliste, le istituzioni ancora di più, e quindi credo che sia doveroso che laddove le istituzioni non fanno il proprio dovere ci sia qualcuno che intervenga e li richiami a quello che è il dovere, quantomeno il dovere di tutti, cioè anche se non lo fanno con amore e con passione, quantomeno perché è una loro responsabilità, perché sono pagati per questo. Vi ringrazio per aver apprezzato il lavoro che noi abbiamo fatto in Sicilia, vi assicuro che le nostre relazioni sono sempre state così dettagliate e puntuali in ogni situazione, dovunque siamo intervenuti, perché appunto se le cose vanno fatte con preciso senso di responsabilità, con impegno, ed è quello che, ripeto, abbiamo cercato di fare in questi anni e speriamo di poter continuare a fare. Non dipende da me, ovviamente, io faccio parte di una pubblica amministrazione, anche il fatto che oggi siamo qui a parlare via Skype con voi è perché ovviamente siamo stati autorizzati dal nostro direttore generale, altrimenti non l'avremmo potuto fare. Però è chiaro che laddove appunto l'amministrazione non ritenga, noi continueremo come struttura ministeriale a fare il nostro dovere e a cercare di farlo sempre nel modo migliore possibile. Sì, grazie dottoressa. Io volevo cogliere l'occasione però per dire anche questo: noi ci stiamo riunendo perché vogliamo, appunto, come dicevo prima, vogliamo cercare di cambiare le cose tutti insieme, no? Non è appunto un appunto contro la magistratura, assolutamente, stiamo semplicemente facendo un'esposizione, e anche io sono molto fiduciosa perché comunque devo essere sincera, le carte sono tantissime
tantissime e complesse. Qua ci sono migliaia di carte. Noi, devo dire, oggi parliamo a braccio, io e la collega, perché stanotte abbiamo finito di fare la seconda opposizione alla seconda richiesta di archiviazione, perché sono stati trovati dei documenti all'ultimo minuto. E vorrei dire che nella seconda richiesta di archiviazione c'è stata una precisazione da parte della Procura della Repubblica, è una piccola cosa ma che ci può, già ci fa piacere, cioè dire la Procura della Repubblica ha chiarito che si sta procedendo nei confronti dell'indagato non soltanto per il reato di cui l'articolo 256, che è l'abbandono dei rifiuti, ma anche per reato di truffa ai danni di ente pubblico per condotte poste in essere nella gestione dei canili in questione. Quindi la richiesta di archiviazione, devo dire, a questo punto non riguarda il reato di truffa, reato da lei ipotizzato, ricordiamolo, dalla dottoressa Mugliere, che ha condotto delle indagini meravigliose nel 2013 con una copiosissima CNR piena di allegati, foto, video, eccetera, e ha ipotizzato il reato di truffa, e ipotizzati anche da noi nel nostro piccolo, per quello che avevamo potuto accettare anche questo. Io le volevo chiedere un'ultima cosa, dottoressa Mugliere. Lei ha avuto, scusi, la stessa matassa, lei ha avuto, a seguito di questo sequestro di questi canili, ha avuto qualche problema relativo a una conferenza stampa che è stata indetta invece dall'indagato. Se lei ci vuole dire effettivamente come si è conclusa, se ci sono state delle scuse, perché so che lei è stata un po' attaccata in quella sede. Sì, devo dire che sì, c'è stato questo attacco anche diretto, e sinceramente non ne comprendo neanche, cioè, posso capire, ma insomma forse l'avvocato andò un po' oltre rispetto a quelle che erano le sue, poi il suo incarico, insomma è andato un pochino oltre, ha usato delle espressioni molto pesanti proprio anche nei miei confronti, senza considerare che insomma io stavo semplicemente facendo il mio dovere in quell'occasione, e quindi è chiaro che essendo stata attaccata in maniera così diretta, tra l'altro anche con una lettera inviata al mio direttore generale, al precedente direttore generale, io ho ritenuto opportuno procedere per vie legali, chiedendo appunto, rivolgendomi a un avvocato, perché appunto c'è stata proprio una vera e propria diffamazione, mettendo in discussione anche le mie capacità professionali oltretutto, e quindi con l'avvocato abbiamo fatto una conciliazione, non siamo andati insomma, avanti, perché lui ha conciliato, quindi ha ammesso di aver effettivamente diffamato, solo in attesa che faccia quello che abbiamo concordato, perché ancora non ha, diciamo, adempiuto a quello che era l'impegno assunto e sottoscritto in sede di conciliazione. Grazie dottoressa, io volevo rivolgere un'ultima domanda al dottor Santucci, ripeto ringraziandolo anche di questa possibilità di intervento da parte della dottoressa Matassa e da parte sua. Io volevo soltanto precisare che, essendo una piccola associazione e comunque avendo creato ovviamente probabilmente un problema di rottura di equilibri, non sappiamo, ecco, sicuramente l'intervento del Ministero, considerato il fatto che noi, ripeto, avevamo depositato una denuncia sia alla procura, avevamo comunicato tutto all'assessorato, avevamo chiesto l'intervento della regione, così come abbiamo chiesto l'istituzione della commissione che ancora non è stata istituita nonostante sia prevista da legge, insomma noi abbiamo spesso e volentieri chiesto l'intervento della regione, ma non siamo stati ascoltati se non finalmente oggi, grazie al nostro deputato regionale Foti e grazie anche ai nostri deputati nazionali, che ricordo essere insomma del settore, cioè nelle commissioni ambienti, quindi è un problema che sicuramente vi tocca, per cui per noi rivolgerci, avere la possibilità di un ministero che intervenga laddove nessuno ci ascolta, laddove in realtà non abbiamo possibilità di far vedere che cosa sta succedendo, quantomeno di
far intervenire qualcuno, io ritengo che sia davvero fondamentale per un territorio come l'Italia, dove noi insomma siamo sempre a contatto con le altre associazioni. Peraltro ci tengo anche a precisare che in questa battaglia ci affiancano la LAV nazionale, ci affianca la Lega del Cane, ci affianca il PAIL, il PAE, voglio dire tutte le associazioni nazionali, l'EITAL, dico mi pare che abbiamo tutte le associazioni nazionali in questo campo. Al di là di questo, dicevo, noi spesso e volentieri sentiamo le lamentele continue di tutta l'Italia, dove in realtà queste situazioni emergono ed emergono in maniera molto grave, per cui in realtà volevo anche capire se c'è una volontà, dato che comunque c'è a nostro avviso una grande esigenza del territorio, una volontà non solo di rafforzare la task force, ma addirittura di crearne altri nuclei proprio regionali che consentono effettivamente un controllo su tutte le strutture, su tutti i casi di maltrattamento che possono, ovviamente diretti dal nazionale, che possono comunque supportare ed evitare che si possano creare questi problemi enormi, ripeto, di utilizzo a mio avviso non poco consono sicuramente dei soldi pubblici, già ce ne sono pochi e li spendiamo male. Mi pare che abbiamo già confermato che la task force continuerà a lavorare così come ha fatto in questi anni, quindi c'è una forte volontà dell'amministrazione ma anche politica, perché altrimenti noi non abbiamo, diciamo, la possibilità di operare. Però quello che voglio dire è che non c'è un obbligo di istituire a livello delle regioni il corrispettivo della task force ministeriale. Questa è stata creata per una sensibilità da parte politica che poi ci ha permesso poi che, nonostante ci siano state gli avvicinamenti dei vari ministri, dei vari sottosegretari, è sempre stata voluta e appoggiata con delle difficoltà, perché come ripeto, nella struttura del Ministero la task force è incardinata all'interno di un ufficio e all'interno di una direzione generale. Quindi la stessa cosa si potrebbe fare, si potrebbe auspicare che venisse fatta a livello delle singole regioni, però ecco, è una decisione che spetta all'organizzazione politica e amministrativa delle singole regioni. Quindi si potrebbe diciamo, auspicare che, come dire, che anche questa possibilità fosse prevista a livello regolamentare, per far sì che poi alla fine ci sia un'interfaccia della task force regionale con la task force ministeriale. Dicevo prima all'inizio del mio intervento che dal punto di vista normativo i compiti devono essere svolti dall'ASLA. Quando vengono svolti ci sono i vari gradi di verifica, di tipo amministrativo, c'è la Corte dei Conti, c'è la magistratura, quindi noi, questo che deve essere apparire strano, deve essere appunto fermo, il livello di collaborazione è una collaborazione appunto fatta sulla buona volontà delle associazioni, l'ufficio cerca di accogliere anche le piccole segnalazioni, cerca di verificare quali sono appunto quelle corrette da approfondire, però è chiaro che noi non possiamo colmare questo grosso gap che esiste a livello nazionale, cioè probabilmente la questione del razzismo, la questione del rispetto dell'animale, secondo me deve partire come senso civico già a livello di scuola, cioè si dovrebbe fare, cioè, l'argomento è talmente complesso anche da un punto di vista sociale, che secondo me al di là delle attività che vengono fatte sul territorio come, diciamo, attività, deve essere, bisogna cominciare ad avere rispetto degli animali forse quando si è piccoli. Quindi probabilmente la signora, questo lo dico da calabrese,
c'è questo luogo comune che in alcune parti del territorio nazionale non c'è molto rispetto per gli animali. Dottor Santucci, quindi ho colto dalle sue parole che allora se dovessimo istituire, qua c'è la dottoressa Angela Foti, parlamentare, deputata regionale, istituire un nucleo, un piccolo nucleo, possiamo contare comunque su una diretta, su un diretto coordinamento da parte della vostra task force, perché questo è quello che noi vogliamo. L'esperienza che ha la task force vostra deve essere trasfusa in una nuova task force che noi adesso proporremo alla regione di potere, quindi contiamo moltissimo sulle sue parole e su questa speranza che sta dando oggi a questa sala. Quindi grazie, grazie. Io da parte mia non so se qualcuno deve chiedere.